Buonasera, ben ritrovati ad Ambiente, Energia ed Agroalimentare. Questa sera introduciamo un argomento legato al nostro territorio, legato all'ambiente e che ci occuperà per le prossime 3 puntate. Parleremo di apicoltura. L'apicoltura sappiamo tutti quanto sia importante, o perlomeno dovremmo sapere quanto sia importante per il nostro ambiente, e questa sera e per le prossime puntate a spiegarci l'argomento apicoltura abbiamo qui con noi Andrea Lippi, che è un apicoltore, uno dei più grossi apicoltori che abbiamo nella zona. La sua azienda è Apicoltura Lippi di Villa Tassani a Sesto Levante, e con lui vedremo tutte le fasi. Inizieremo a parlare di ape, inizieremo a parlare appunto di questo mondo così sconosciuto forse, o comunque così silenzioso ma così importante, ed arriveremo a vedere la smielatura nel laboratorio della loro azienda. Buonasera, Andrea Lippi. Bene, Buonasera. lei è Sì, un apicoltore. sono un po' di anni che facciamo, la mia famiglia fa questa attività qua. Sì. Sono oltre 30 anni che Oltre facciamo. 30 anni. Sì. Dicevamo che lei è un grosso apicoltore per la nostra regione. Parliamo di oltre 150 alveari. Sì, diciamo che per la nostra regione è un numero abbastanza importante, ovviamente legato al nostro territorio. In altre regioni si parla di numeri molto più grandi per aziende di apicoltura. Ecco, tutti questi alveari sono nella zona di Villa Tassani. Sono in Val Petronio, però durante l'anno vengono spostati laddove le fioriture ci permettono di fare produzione diversa. Allora, noi vogliamo un po' vedere il mondo dell'apicoltura con gli occhi di chi si avvicina per la prima volta. E quindi parliamo di allevamento dell'ape. Come un principiante si può avvicinare a questo mondo? Nel senso che può essere, cosa lo spinge sicuramente è la curiosità che noi tutti abbiamo nei confronti di questo insetto che è estremamente, la cui vita è estremamente interessante da analizzare, da studiare, da seguirla durante dell'anno e quindi. Questo qui è quello che ci spinge, soprattutto all'allevamento delle api, la vita di questi insetti. Noi Mi dica. penso a questo insetto come a un insetto che faccia la sua vita senza aver necessità di quello. In realtà la vita dell'apicoltore è una vita che richiede cura verso le proprie api. C'è proprio un vero scadenziario, ogni mese c'è da fare qualcosa, verificare. Ecco, com'è in pratica la vita dell'apicoltore? La vita dell'apicoltore praticamente deve rispecchiare la vita dell'ape, nel senso che l'ape è e rimane e sarà sempre un animale selvatico, quindi non esiste la possibilità di addomesticare come può essere una mucca, come può essere un coniglio. Quindi siamo noi apicoltori che dobbiamo in qualche modo adeguarci alla loro vita, capire le loro esigenze, capire qual è quel piccolo aiuto che noi possiamo dare a loro, in modo che tra il connubio ape più apicoltore si possa alla fine ricavare il prodotto, che è una delle cose che ci interessa delle api. Non è detto che il prodotto sia il miele, sia la cosa che ci interessa. Voi siete anche appassionati proprio di allevare l'ape. Sì, io penso che, esatto, cioè se ci interessasse solo il discorso miele, e purtroppo ne abbiamo seguito tanti casi, chi inizia l'apicoltura solo con lo scopo alla fine di produrre, poi non, cioè, smette perché prima devi innamorarti dell'ape e del suo mondo, dopodiché il prodotto è una cosa che viene, diciamo, è il premio del connubio, di un buon matrimonio tra l'uomo e l'ape. Dicevamo prima che l'ape è un insetto molto importante per la nostra vita. Perché questo? Sì, famosa frase di Einstein che è riportata in diversi manuali, è che non so se dicono che dopo 4 anni,
passati 4 anni dalla scomparsa dell'ape, scomparirà anche l'uomo. Questo lo disse Einstein, cioè, vabbè, ovviamente va preso, cioè è un'allegoria, diciamo, va presa come esempio, però sicuramente ci fa pensare questa frase. Ecco, mettiamo il caso di un giovane che voglia avvicinarsi all'apicoltura. Cosa deve fare? Sicuramente fare dei corsi, leggere libri, cercare di, con internet di raccogliere più documentazione possibile, leggere il più possibile. Però la cosa secondo me più importante che deve fare un neofita, cioè uno che vuole realmente poi lavorare con le api, è quello di trovarsi un amico un po' più anziano di lui, che abbia già un po' di esperienza. Io lo chiamo tutor, però diciamo di solito è un amico col quale piano piano essere introdotto all'ape, perché l'ape è bravissima, è buonissima con noi, però secondo me il fatto di poter utilizzare, cioè, crearsi un rapporto con un amico e andare insieme, questo agevola tantissimo l'imparare. Allora, vediamo come dar vita ad un apiario. Innanzitutto, un apiario che cos'è? Beh, l'apiario se lo vogliamo danno una definizione matematica, è l'insieme degli alveari, cioè io non so, gestisco 5, 6, 10, 30 alveari, il luogo dove queste famiglie si sviluppano e producono si chiama apiario. L'apiario è il posto praticamente dove la famiglia vive, dove la famiglia si sviluppa e dove produce, quindi la scelta dell'apiario, del luogo dove andrò a installare le mie api è molto importante. Perché deve avere diverse caratteristiche, deve essere un bel posto, deve esserci del sole, non deve essere un posto molto ventoso, deve essere un posto dove l'ape vive bene. Dove trova da mangiare, esatto. Quindi la scelta dell'ubicazione, tanto è il primo... Sì, è il primo passo. E non è facile, spesso e volentieri... Cioè, non esiste una metodologia scientifica per determinare che il posto sia valido. Spesso e volentieri occorre fare una prova di 1 o 2 anni e dopo 1 o 2 anni uno può dire questo posto è veramente bello, oppure me lo pensavo peggiore, me lo pensavo migliore. Una domanda che forse molti si porranno è come facciamo a costringere questi animali, questi insetti così liberi, così a stare in queste nostre armi, in queste cassettine di legno? La domanda è giustissima, io rispondo con quello che ho detto all'inizio, cioè siamo noi che ci abituiamo a loro e non loro che si abituano, quindi noi non costringiamo affatto le api a vivere in quell'alveare, ma è quelle api lì sono lì dentro, quello è il loro alveare e noi lo rispettiamo. E quindi cioè non siamo noi che li costringiamo, anzi cerchiamo di dargli una casetta molto bella, tutti gli anni cerchiamo di restaurarla in modo che non ci siano infiltrazioni d'acqua, che non ci siano dei buchi, che non ci possano andare degli animaletti, eccetera. Ecco, le caratteristiche di questa casetta, come l'abbiamo definita, quali sono? L'alveare si compone essenzialmente di una struttura esterna che è una... che conosciamo un po' tutti, è la famosa casetta di legno. Sì, che vediamo molto spesso. Esatto, nelle immagini, ce ne sono di diversi tipi, queste qua che vedete in questo momento sono diciamo degli alveari cosiddetti da nomadismo, che hanno la caratteristica di poter essere trasportate. Ecco, tanto faccio presente che queste immagini sono tutte riprese nella vostra azienda, quindi siamo venuti da voi a vedere che cosa succedeva. Sì, questo qui in particolare è un apiario che aveva appena finito la produzione di castagno. Finita la fioritura di castagno siamo andati in campo e abbiamo, queste qua sono, che vedete voi, sono le fasi di smielatura, quindi di rimozione dei melari colmi di miele dalle casse. Dicevamo, come è fatto questo nostro alveare? Cioè noi abbiamo detto, noi ci adattiamo all'ape, quindi dovremmo fargli una casa nella quale l'ape vuol vivere. Esatto, cioè non è che gli puoi fare per esempio una casa di vetro, cioè una casa di vetro non sarebbe, non sarebbe, tantomeno non potremmo fargli una casa di plastica. Dobbiamo, cioè la casa deve avere determinate caratteristiche, deve essere essenzialmente una casa naturale,
Poi noi siamo anche un'azienda certificata biologica, quindi a maggior ragione dobbiamo rispettare determinati requisiti. Non so, anche la pitturazione esterna che voi vedete bianca, sono tutte pitturazioni all'acqua, non vengono utilizzati solventi. Nulla, cioè adesso bisognerebbe entrare nel dettaglio, cioè abbiamo dentro un predellino, non so se riuscite a vederle dalle immagini, quello davanti è il predellino. Le api praticamente volano e cercano di rientrare nelle loro casse dall'entrata anteriore. Ha solo un'entrata, non è che, queste qua che vedete sono i melari che vengono liberate dalle api. Ma loro all'interno, cos'ha l'ape all'interno di questa scatola? Ecco, questo nostro sciame di api, cosa trova? Perché si infila lì dentro? Quando si infila lì dentro, all'inizio teoricamente non c'è niente, è lei che si costruisce tutto quello che in questa immagine voi riuscite a vedere, cioè, che poi quindi... in pratica sono dei favi, sì, che lei costruisce con la cera, che è il suo cemento, la sua malta con cui, sì, costruisce le varie cellette. Le cellette poi le utilizza riempiendola a seconda dell'ubicazione all'interno dell'alveare, li può riempire o di miele o utilizzare le celle per allevare delle api, perché essenzialmente l'alveare è un grosso allevamento di api, cioè il grosso sforzo che fa la famiglia, oltre a produrre miele, perché poi la produzione del miele avviene in pochissimi giorni all'interno dei 365 giorni dell'anno, il grosso sforzo dell'ape, di tutta la famiglia, è proprio di produrre api. Perché? Perché l'alveare, se un alveare può riuscire a produrre 20-30 kg di miele, quindi delle quantità macroscopiche rispetto alla grandezza dell'ape, e riuscire a produrre così tanto miele è giustificato solo dal fatto che dentro l'alveare deve esserci una quantità di api incredibile. Io non so se si sa quante api può esserci in un solo alveare, però un alveare che va in produzione, come state vedendo adesso in queste immagini, abbiamo una media di dalle 80 alle 100.000 unità lavoratrici, cioè che lavorano, quindi calcolando che ogni 40 giorni muoiono tutte, perché il ciclo dell'ape d'estate è molto breve, quindi più o meno abbiamo 40 giorni di vita, e l'ape regina deve in continuazione ripopolare queste api che muoiono, praticamente abbiamo fatto un po' di conti, viene che l'ape regina depone più di un uovo al minuto per riuscire a compensare, quindi proprio è una fabbrica l'alveare di api, oltre che di miele, anzi soprattutto è una fabbrica di api più che di miele. Dicevamo, abbiamo il nostro alveare, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo iniziare a cercarci le nostre api, e qui la vediamo sempre nell'occhio di uno che si avvicina all'apicoltura. Cosa vuol dire cercarsi le api, andarle a comprare, e che cosa comprare? Allora, mi metto un po' nei panni di una, cioè, sì, di uno che deve iniziare. Quindi, per iniziare, qual è lo scopo, soprattutto i primi anni che uno fa apicoltura, qual è lo scopo? Lo scopo è, appunto, come dicevo all'inizio, di far sì che io come apicoltore riesca a capire il mondo delle api. Quindi io i primi anni, lo sforzo che faccio in apiario, e ricordiamoci che questo sforzo dura pochissimo tempo, perché le api praticamente le possiamo in qualche modo, tra virgolette, visitare da marzo a luglio, agosto, settembre, però diciamo le vediamo lavorare, capiamo il loro mondo in questi mesi qua, ne vediamo lo sviluppo, vediamo le regine, vediamo gli sciami, eccetera. Quindi è un arco temporale molto breve. E il consiglio che do soprattutto ai giovani è quello che in questi mesi di concentrarsi nel seguire lo sviluppo della famiglia, quindi comprare che cosa? Invece che comprare delle famiglie complete, già pronte a produrre, che praticamente il lavoro del neofita sarebbe quello di buttare su dei melari, aspettare che siano pieni. Sì, perché ci sono dei rivenditori proprio di famiglie già pronte. Già pronte, esatto. E però cosa fa uno? Sì, fa il miele, però praticamente il miele lo fanno le api dell'apicoltore che ti ha venduto le api, ma l'anno dopo tu non hai imparato niente, l'anno dopo tu le api ti muoiono, in ogni caso non sei più in grado di gestire. Invece normalmente cosa si fa? Almeno io do il consiglio di comprarsi delle piccole famiglie, cosiddetti nuclei, oppure degli sciami, diciamo anche naturali, popolare queste famiglie, e seguirne piano piano lo sviluppo, e una o due volte alla settimana andarle a visitare e imparare anche delle cose semplici, perché anche aprire un alveare non è una cosa
semplice. Cioè, uno deve andarci vestito, deve saper utilizzare l'affumicatore, deve saper utilizzare la leva. Non è una cosa che per un giovane possa. Cioè, lo devi imparare aiutato. Sul campo, esatto. Quindi dicevamo questi piccoli nuclei, che questi nuclei, quindi queste piccole famiglie, che sono quelle che daranno vita al nostro al nostro alveare. Qui in che periodo dell'anno ci dovremmo trovare quando facciamo queste cose? Io direi che qua nel Tiguglio potrebbe essere intorno metà aprile. Metà aprile può essere già un periodo in cui i nuclei hanno già un certo sviluppo, quindi il giovane che vuole iniziare questa attività può prendersi un po' di nuclei e con questi qua avere maggio, giugno, luglio con cui, tra virgolette, divertirsi e cominciare a fare un po' di esperienza. Api regine? Le api regine. Ne abbiamo parlato prima, dicevamo l'api regina è fondamentale. Sì, è fondamentale, fa già parte della famiglia, quindi quando uno compra il nucleo c'è già dentro la sua regina. E uno deve anche imparare a distinguerla, perché su, non so, un nucleo sono 40.000 api, bisogna trovarne una, insomma, non è una cosa proprio così. Averci no. Esatto, non è una cosa così. Anche quello fa parte dell'esperienza del primo anno, cioè ritrovare una regina e sapere dove andarla a cercare, perché. Più o meno la regina la troviamo sempre vicino alla covata, quindi. No. Cioè. Quindi bisogna capire dove andare a cercarla. Ecco. Beh, inizialmente uno deve quindi fare esperienza. A questo punto cosa accade? Siamo nelle prime fasi, abbiamo detto ci siamo cercati il nostro nucleo, abbiamo preparato e disposto i nostri alveari. E cosa succede? Succede che piano piano la famiglia si sviluppa, perché essendo primavera, inizio estate, la regina continua a deporre, la famiglia continua ad aumentare, il nucleo generalmente lo si compra su 5-6 telarini. Telarini sono le unità del nido, non metto un nido a 10 unità, 10 telarini. Piano piano la famiglia si ingrossa, allora piano piano noi aggiungiamo dei telarini nuovi in modo che la famiglia si sviluppi, si arriva fino a 10 telarini. Quando la famiglia è completamente sviluppata, a quel punto lì uno può decidere se siccome la famiglia è diventata normale, quindi mandare la famiglia in produzione, oppure decidere di fare altre scelte. Cosa vuol dire mandare la famiglia in produzione? La famiglia in produzione vuol dire, a quel punto lì, la famiglia ha il numero idoneo di api pronte alla produzione, si butta su, tra virgolette, il melario, quelle unità che abbiamo visto prima che erano in fase di smielatura. E se la stagione va bene, le api lo riempiono nell'arco di pochissimo tempo. L'ape fa il miele come sorta di riserva? Sì, anche se qua dobbiamo un attimo, anche tra gli apicoltori, sfatare un po' questo. Cioè, è sicuramente un alimento di riserva. Generalmente si fa un po' di confusione, nel senso che. Il credo comune è quello di dire che l'ape fa il miele per utilizzarlo d'inverno. In effetti, se uno mettesse una bilancia sotto un alveare, si accorgerebbe che il consumo dell'alveare di miele, perché noi lasciamo sempre dai 10, 15, 20 kg di miele all'interno dell'alveare, no? Cioè, noi prendiamo soltanto il di più, quello che hanno, che praticamente alle api non serve, anche perché se no, se noi togliessimo di più, le api morirebbero. E noi noteremmo che il consumo di miele d'inverno, sì, c'è sicuramente un consumo di miele, perché l'alveare, io dico sempre, è un, cioè l'ape è un insetto, però come alveare, l'alveare può essere inteso come un animale cosiddetto superiore, nel senso che è termoregolato, è come noi, cioè dentro l'alveare noi abbiamo 37 gradi, che è la temperatura che abbiamo anche noi uomini, no? 37 gradi. E quindi loro si termoregolano, per termoregolare, vabbè, d'estate si fanno fresco portando dentro acqua e ventilano, però d'inverno per mantenere 37 gradi devono accendere la stufa, per loro accendere la stufa è consumare miele,
però questi 37 gradi li mantengono consumando un po' di miele, ma non tanto. Cioè, se uno mettesse appunto una bilancia tra l'alveare, noterebbe che il decremento di peso dell'alveare durante l'inverno è abbastanza ridotto. Il grosso del miele, quello di riserva, viene utilizzato dall'alveare durante le prime fioriture. Durante le prime fioriture, perché l'alveare a questo punto qua è primavera, si sviluppa tantissimo, le prime fioriture in natura sono povere di nettare e quindi supplisce nella propria alimentazione con la riserva dell'anno prima. Prende il polline fresco e utilizza il miele dell'anno prima. Quindi il polline dalle piante, faccio un esempio, la mimosa, il nocciolo, cioè sono tutte piante che sono ricchissime di polline ma nettare non ne hanno. Però l'alveare a quel punto lì è partito. Io faccio sempre l'esempio, una macchina, no? Una macchina che finché è allo stop non consuma niente, ma quando è partito consuma tantissimo. E quando la famiglia è partita, in primavera consuma il miele praticamente dell'anno prima. Noi arriviamo alle prime fioriture, parlo della cacia, che gli alveari praticamente sono leggerissimi, completamente privi di miele dentro. Noi sappiamo che quindi l'ape, dicevamo, è un insetto che svolge questa particolare azione, dicevamo che fa sì, parliamo di nettare, che appunto l'ape, oltre al fatto del produrre il miele, però ha un'importantissima azione, dicevamo prima Einstein ne parlava, perché lavora a livello proprio di impollinazione, a livello quindi di riproduzione vegetale. Sì, si dice che è un insetto pronubo, cioè favorisce la fecondazione dei fiori e quindi la produzione di frutta. In tante regioni abbiamo proprio che una delle attività dell'apicoltore è proprio l'affitto dell'alveare ai frutticoltori, quindi quelli che fanno, non so, le mele su in Trentino o le ciliegie di Vignola affittano regolarmente famiglie per fare l'impollinazione. Ecco, noi sappiamo che negli scorsi anni si è parlato molto di moria delle api. Ecco, questo ha allarmato qualcheduno si è ha cercato di capire le cause. Cosa possiamo dire in merito? È stato un allarme che non era un allarme, era una realtà a livello mondiale, è stata causata. E noi sappiamo che appunto la moria delle api, sì, nel momento in cui ci fosse veramente una cosa, insomma, sì, era legata questa moria alla scoperta, all'utilizzo, che poi però è stato nell'arco di 2 o 3 anni è stato completamente messo fuori legge praticamente in tutto il mondo, su dei neonicotinoidi, che sono degli insetticidi, diciamo, che portavano alla distruzione degli alveari. Quindi l'utilizzo, l'impiego di questi insetticidi poi poteva creare, ne avrà creato, ma ne poteva creare problemi maggiori, insomma, sì. Perché andando a incidere sulla vitalità, sulla vita e la morte di questi insetti, possiamo dire che abbiamo dei danni anche a livello proprio di ecosistema, di ambiente. Sì, sì. Infatti il problema non è neanche sorto con i frutticoltori, perché se no i frutticoltori non avrebbero mai utilizzato questi prodotti, erano prodotti utilizzati sul mais, per esempio, o sul girasole. Va bene, vedrei ancora appunto qualche dettaglio su queste famiglie che, diciamo, si formano. Quindi dicevamo, quando la macchina dell'alveare parte, poi a un certo punto bisogna alimentarla, no? Loro partono col miele per sostenersi e poi vanno avanti chiaramente con la propria produzione. Poi a un certo punto cosa accade? Cominciano i primi freddi, comincerà a scarseggiare la materia di nutrimento. Intanto finita la fioritura, se la stagione l'ha permesso, si produce un po' di miele, si è prodotto un po' di miele, e noi il miele in eccedenza, quello, diciamo, nelle parti superiori dell'alveare, nei melari, lo togliamo via.
ci accertiamo che le famiglie sotto siano belle piene, e in ogni caso qua in Liguria noi abbiamo poi tutto settembre in cui l'ape può ulteriormente ripinguare le sue... Il nostro clima lo permette. Sì, il nostro clima lo permette, tanti apicoltori anche di regioni limitrofe lo sanno e quindi vengono in Liguria a svernare insieme a noi. Noi praticamente non abbiamo delle grosse potenzialità nettarifere in Liguria, però abbiamo la caratteristica di avere praticamente fiori da febbraio a fine novembre, perché anche novembre, che sembra povero di fiori, se uno va a vedere e c'è un po' l'occhio, nota che abbiamo i corbezzoli in fiori, nota che ci sono i primi nespoli, e praticamente di buco vero di fioritura ne abbiamo meno di un mese, perché tra qualche settimana inizieranno le mimose, inizia a non ti scordare di me, cioè ci sono tantissime piccole fioriture che per l'ape sono molto importanti, perché gli permettono di svegliarsi dal pseudo... periodo di riposo invernale, esatto, non ecco, è un letargo, ecco, un riposo invernale. Il freddo come agisce sulla vita dell'ape? Il freddo e il caldo, diciamo, per loro è il susseguirsi delle stagioni. Il freddo per loro è un evento normalissimo, non temono assolutamente il freddo. Non morirà mai un alveare, penso, di freddo, tant'è vero che esistono degli alveari completamente in natura privi addirittura di alveare di legno. Sicuramente il freddo gli impedisce di volare, quindi se abbiamo temperature inferiori a 12 gradi l'ape non vola, tendenzialmente non vola. Bene, per questa sera abbiamo concluso, ci rivediamo giovedì prossimo, dove continueremo questo interessante racconto sull'apicoltura, sulla vita delle api. Grazie e buonasera. Buonasera.